Ciao amici, ciao Diego. Ciao Fabio. Mi cogli sotto. Non so se hai notato com'è lo studio nuovo, di una bellezza. Bellissimo. Devo ringraziare veramente i ragazzi che hanno fatto un lavoro pazzesco qui, roba di antiquariato. Questa è una vecchia sedia di Cinecittà del cinema. Abbiamo delle figurine qui bellissime, Diego. Molti giocatori sono vecchi, non li conosci, io purtroppo li conosco tutti. E di quasi tutti ho fatto la telecronaca, anche se parliamo tipo degli anni 90, di queste cose qui. Però non pensare alla vecchiaia di tuo padre, pensa invece al nuovo gioco, anzi di Fabio, pensa al nuovo gioco. Il nuovo gioco di due è te lo dico già, difficilissimo. Quindi giochiamo insieme e chiediamo anche l'aiuto qui alla squadra, perché se no non ci arriviamo mai. Dai, ce la faremo, su. Ma non lo so, guarda il primo. Partiamo col primo, da Pasquale Silvio Esposito. Vai, Pasquale, c'hai una mente perversa. Un piede, un pallone, e quello è quello che serve per girare lo schermo. Io pensavo Giroud. Giroud? Non è Giroud. Quello è per girare, ah, no? Tira giro. Una cosa che tira giro, insieme. Oh, tira giro, sì. Ma sei un grande! Ma sei un grande! Riccardo Milizia 6209. Quello è un professore. Italiano. Professore di italiano. Il professore. E quindi è Pirlo, Andrea Pirlo era il professore. Andrea. Lo sai perché se lo chiamano così? No. Beh, perché in campo era un professore, ah, perché sì, insegnava calcio. Immagino. Mbappé. Perché? E lo chiamano tartaruga ninja. Perché assomiglia ad una tartaruga ninja questo. È un po' sì, è vero. Tartaruga ninja Mbappé, complimenti, non ci sarei mai sì, arrivato. Questo grazie ai social. Cristian Baldi. Baffi. Qui vedo dei gran baffi. Buffoni. Ah, ci sta. Maschi. Un nome col maschio. Mascherano. Maturi. Signore. Maturo. Signori. Oh. Grande, signore. Ah, io sono beccato il signore. Tu hai beccato signori. Il signore. Manco, non lo conosco. Non conosci Beppe Signori. Allora, Beppe Signori ha iniziato la sua carriera in un Foggia straordinario. Foggia che ha cambiato un po' la storia del calcio italiano. Zeman era il primo che giocava questo 4-3-3 super offensivo con la difesa alta. Poi Signore è andato alla Lazio proprio ed è diventato uno dei massimi realizzatori in assoluto della Lazio. E in particolare con Baggio è massimo realizzatore di calci di punizione in Serie A. Addirittura. E ne ha segnato tre, se non sbaglio, tre calci di punizione nella stessa partita. Signore. Wow, sì. Ed è stato il primo a farlo, poi secondo me c'è stato qualcun altro. Chi è che esulta così? È Lautaro che esulta così? Sì, ma non credo c'è. Piontek. È Lautaro, l'esultanza di Lautaro. Chi? Piontek. E il pistone era ben giusto, Piontek. Diciamo che primi sei mesi al Milan ha sparato, poi a salve. Allora, qui c'ho un aneddoto. Va via Higuain e arriva Piontek. Io dico, ma una scelta strana quella del Milan, non lo so. C'era ancora Leonardo al Milan. E dico, non so, se chiudo gli occhi e penso va via Higuain, arriva Piontek e penso non è possibile. E Leonardo mi mandò un messaggio, siamo molto amici con Leonardo, mi mandò un messaggio e mi disse apri gli occhi. Poi dopo i sei mesi di Piontek che ho scritto io, sono rimasto a occhi chiusi. Però è un'amicizia, eh. Il muro dell'Inter Sommer. No. Bastoni. No, il muro era un giocatore che ha smesso di giocare. Ah, in realtà l'avevano chiamato The Wall e il muro alla Roma. Però tu non lo puoi conoscere. Era Walter Samuel. È facile no, per Samuel, te. Samuel è un difensore centrale, Diego. Veramente un muro. Tra l'altro giocatore di una cattiveria sul campo inaudita. Col VAR non so quante ne avrebbe finite le partite. Beh, questo è facile. Diavole francese. Le Petit Diable. È un fortissimo attaccante della Francia. Ma ha smesso? No. Piccolo? Le Petit Diables. Griezmann? Griezmann e le Petit Diables. Questo è facile. E come no? Questa che operazione è? Ah, Sommer. Sommer. Ah, bella. Naturalmente, io ve lo ripeto ogni volta, mandate altre cose, così facciamo un altro gioco così, che vedo che vi diverte, diverte anche a noi. Partecipate, quindi, noi le facciamo vedere naturalmente, mandate dei suggerimenti, mandate i vostri commenti, ma soprattutto iscrivetevi al canale, amici, iscrivetevi al canale, perché stiamo vedendo ultimamente, guardate molti video, ma non vi iscrivete sempre. Un gorilla all'università, quello è un laureato, un diplomato,
Laureato. Lautaro? No. Laureato e gorilla? Ah, ho capito. Io no, dico. Chi è che esultava con un gorilla? Non mi ricordo. Ed è laureato? Non mi ricordo. È un giocatore della nazionale campione. Chiellini. Sempre da Rogo 997. Quello è sempre il simbolo di prima. Picche. Picche? No. E asso? Ah, asso, non è picche, è asso. Asso. Qui ci sono. Guarda, hanno letto la soluzione, hanno detto. Di quindi deve essere difficile. Ah. Ma quello è il simbolo di contrario, cioè di cambiamo di giro. Io pensavo asso al contrario, ossa, però. Ossa? E non Bones. Ha senso. Ah, sì, ho capito. Io no. Quello è un cambio. Cambiasso. E il cucciolo. Lo saluto, sicuramente glielo diranno che l'ho salutato e quando glielo diranno casualmente lui sarà in un campo di paddle. Perché credo che a parte 2-3 ore al giorno in cui dorme, il resto del tempo ormai lo passa sul campo da paddle. Il ninja. Questo è un ninja senza tartaruga. Nainggolan. Nainggolan. Case e centro. Case. Case e centro. Ah no, però ho capito. Case e per fare centro che devi fare? No. No, prima che fai? Mirare. Quindi case? Miro. Ah, guarda che ci stai arrivando sempre tu. Casemiro, ma perché a me piace moltissimo l'enigmistica. Casemiro devo dire non benissimo. Secondo me, cioè, una cosa è giocare in Spagna con il ritmo della Spagna, il gioco di Casemiro. E una cosa è giocare in Inghilterra e fare quel gioco lì con il ritmo in Inghilterra. Sono due sport diversi, secondo me. No, questo è facilissimo. Chi è? Carne secca. Carne, sì. No, questo no. Sì. Qui abbiamo sempre Formula 1. Beh, questo è facile. Quello che cos'è? Un tornado. E quindi, come si dice in inglese? Hurricane. Ah, non mi ricordavo. Tornado è hurricane, quindi hurricane. Ispanico 14. Oliva. E quello è... Quello sembra... Il Monte Fuji o il Kilimangiaro? Grandissimo! Velocissimo! Montolivo! Shadow! Oh, Shadow è proprio un rebus! Ah, l'ho capito! È la canzone di Shakira. Ah, Piqué. Piqué, è la canzone di Shakira. Hai cambiato la Ferrari con la Twingo, hai cambiato... Allora, questo è hockey e hockey. Non è hockey, è hockey. Quello è hockey su prato. Perché la palla bianca così grossa è ok su prato. Nicola Giordano ce l'ha fatto. Pelota, no, la pelota basca non è con quella roba lì. Mazza. Mazzocchi. Grazie. Mazzocchi. Livello impossibile, Francesco Riu. È l'ultima impossibile, Diego. Questo ci dobbiamo arrivare. Ah, magari ci mettiamo mezz'ora e ci arriviamo, dai. Qui con me quando mi dicono livello impossibile... Tu sai che non esiste lo sporco impossibile, come diceva in una vecchia pubblicità, non esiste l'impossibile. Non esiste, ho sposato tua madre, non esiste l'impossibile. Sono riuscito a sposare tua madre, non può esistere l'impossibile. Mondo e sedia. Io. Eh no, bisogna capire se è un nome o una vicenda. Fabio Caressa. No, ho capito tu io. È sempre la fine no, del ho capito, video. È troppo facile. Te lo spiego? È Mondonico, l'allenatore del Torino, che alzò la sedia famoso nella finale di Coppa UEFA contro l'Ajax, contro l'arbitro, gli aveva rubato qualsiasi cosa. Una partita scandalosa e lui alza la sedia e quello fu, diciamo, l'emblema di quella squadra e anche di quell'allenatore, Mondonico, che è scomparso da un po' di tempo e che era un allenatore a suo modo strambo anche per i suoi tempi, perché era un po' un intellettuale. E però Mondonico ha segnato proprio un'epoca, allora Torino, l'Atalanta, un sacco di squadre, ma quel Torino lì del 92 è stato un Torino che ha battuto il Real, ha eliminato il Real Madrid in quella Coppa UEFA. Sei stato bravo, Dito, ne hai beccato un sacco. Insieme ce l'abbiamo fatta. Oh, zero sbagliate, eh? Zero sbagliate e alcune secondo me anche difficili. Bravi anche voi, eh? Alcuni erano veramente, tutti carini, ma alcuni proprio eccezionali. Iscrivetevi. Mandate le emoji, perché così facciamo un'altra puntata, perché ci sono, se non l'avete viste, già due episodi di questo tipo che vi potete andare a vedere, che secondo me sono molto divertenti.
iscrivetevi naturalmente al canale. Devo dire qualcos'altro? No, saluto Diego, ciao.